Benvenuti e bentornati in un mio nuovo video. Oggi siamo alla Night Routine Skincare estiva. Quindi vi faccio vedere come mi strucco e qual è la mia skincare routine serale estiva. Bene, iniziamo subito. Primo passaggio è lo struccaggio degli occhi. E quindi io vado con l'acqua struccante della L'Oreal e vado a struccarmi prima di tutto gli occhi. Lo faccio sempre, è una mia ormai abitudine e quindi il primo passaggio è proprio questo. Allora, sto facendo la mia skincare routine nel frattempo che la cena si sta preparando, quindi vado e mi strucco, strucco bene gli occhi. Quindi ho già messo sulla cena e nel frattempo io, vedete, è proprio un tempo che dedico a me mentre di là cucina qualcosa. Poi ogni tanto chiaramente vado a guardare. E la cucina poi del resto, una volta che abbiamo messo in padella oppure al forno, fa tutto da sola, quindi non serve, possiamo dedicarci a noi quel quarto d'ora tranquillamente. Come vedete, strucca abbastanza bene, quindi non ho bisogno di fare grandi sforzi. Diciamo, questo è un passaggio che io faccio sempre prima di ogni cosa, quindi occhi e labbra io strucco sempre. Ecco qua. E quindi ho struccato. Adesso vado a pulirmi, non vi preoccupate. L'altro prodotto è l'olio. Questo è un detergente olio di Calmilene Dermovitamina, quindi è un nuovo prodotto che uso solo la sera e quindi vado e strucco tutto il viso in questo modo. Come vedete si forma una sorta di cremina, che volendo posso anche passare, ecco, sugli occhi senza problemi. Catturo tutto lo sporco, il trucco, le polveri, inquinamento vario, pulisco bene anche le ciglia e questa è una doppia detersione che io eseguo solo la sera, sia in inverno che d'estate. Vado a sciacquare. Ho sciacquato, ma adesso vado a passare l'altro prodotto che è un detergente, questo è di Charlotte Tilbury. Questo era un detergente, si chiama Good Cleansing Ritual Duo, perché erano due praticamente, mi è rimasto solo questo, ecco, scuro. E quindi vado a finire il lavaggio della mia pelle con il detergente, perché chiaramente quello era oleoso, questo invece è un vero detergente, quindi vado a togliere i residui di olio e adesso sciacquo. Poi con il mio pad vado e pulisco il tutto. Chiaramente
scelto quel prodotto perché lo devo anche finire, quindi è giusto che guardo nel mio mobiletto e quello che c'è da finire lo finisco. Stasera non è la serata della maschera, perché di solito io la sera faccio anche la maschera, dipende, quelle 2 o 3 volte. Io la faccio sempre. Vado a mettere la mia acqua di repole. La lascio un po' agire. Però, visto che ho una pelle molto secca, perché andando al mare, andando in montagna, insomma, la pelle mi si è seccata tanto, vado e applico anche il Reboot Milk Toner di Lab Care, che è stupendo. Questo è un tonico latte, è meraviglioso. Io ho messo lo spray, perché così almeno riesco a spruzzarlo anziché passarlo con il batuffolo, perché preferisco fare questo. Ah, e nel frattempo già mi idrata tantissimo la pelle. Faccio questo. È un po' questo prodotto. È un po', come posso dire, un booster essenza, quindi vi aiuta veramente tanto con la pelle, ve la idrata tantissimo. L'altro passaggio è il contorno occhi. Contorno occhi sto usando di Mizone il Collagen Power Firming A Cream, ed è un gel trasparente, eccolo, e lo applico sera e mattina. È un ottimo gel di Mizone, ottima azienda, è vegan e contiene tanti principi attivi, tutti a base naturale. Ecco, io una volta che ho fatto questo vado anche sulle labbra e in questa zona, che sono le zone più critiche, e vado con il siero. Sto finendo il siero numero 1 anti-age di Fillerina, ed è un siero meraviglioso. Metto appunto 4 pump, vado e stendo. È un siero anti-age idratante, ma contiene i 12 acidi ialuronici di Fillerina. E l'altro passaggio è la crema. Come crema, sempre di Fillerina, sto utilizzando la Anti-Age, sempre numero 1. Eccola, bellissima questa crema, io mi trovo benissimo. Ma sapete, con Fillerina io mi sono sempre trovata molto bene. E nonostante la mattina uso Lab Care, perché Fillerina è molto bella corposa e quindi preferisco usarla di sera, mentre la mattina uso qualcosa di molto più leggero. Mi raccomando, collo e anche il décolleté. Quindi io scendo fino giù e poi aggiungo un po' di crema anche sul décolleté. Io adesso ho la catenina, vabbè, poi l'andrò a togliere, e quindi aggiungo anche sul décolleté. Mi raccomando, molto importante anche il décolleté, eh? Non lo dimentichiamo, collo e décolleté.
Allora, la mia routine più o meno si basa sempre su una routine nutriente la sera e più idratante il giorno. Bene, skincare finita, come vedete, molto facile, molto pratica. Abbiamo fatto presto, presto. Io adesso vi lascio e vi do la buona notte.